Bombe d'acqua, grandine e allagamenti hanno provocato danni ingenti nelle Marche e in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino. Il vento forte e i violenti temporali si sono abbattuti nel primo pomeriggio sia sulla costa che nell'entroterra. A Ronco San Baccio di Fanno la grandinata è durata poco, ma tanto è bastato per rovinare le coltivazioni e formare un tappeto bianco che sembrava neve. La strada principale della frazione si è allagata nel giro di pochi minuti, così come via Ugo La Malfa Bellocchi e alcune zone di Fenile, dove acqua e fango hanno invaso la carreggiata, i parcheggi e i terrazzi. Nel quartiere di Gimarra invece la situazione era questa. 10 giugno 2020, da ricordare. Piogge grandine anche a Fosso Seiore, tra Fanno e Pesaro e nei comuni di Mondolfo e Cartoceto. Ecco il filmato di un nostro reporter di strada girato in zona Vele a Marotta. A Cartoceto invece, in via Briglia, via Montebello e via Montefiore, è intervenuta la protezione civile per delimitare i tratti di strada in cui si sono verificate le frane. A rischio anche le colture, in particolare la frutta estiva. In alcune zone si contano danni consistenti che potrebbero aumentare con il prolungarsi delle condizioni meteo avverse nel periodo cruciale della raccolta. A lanciare l'allarme è la Confagricoltura. Tornando a Fano, poi, a segnalarci di nuovo l'allagamento in via Cavallotti sono stati proprio i residenti. Il marciapiede sempre impraticabile, noi sempre allagati. Secondo le previsioni di Francesco Cangiotti di geometeo.it, nella giornata di domani, in particolare nel pomeriggio, sono possibili temporali sparsi, a tratti anche di forte intensità, con raffiche di vento e qualche grandinata. Dalla giornata di venerdì poi e per tutto il fine settimana ci sarà un miglioramento, con temperature che andranno ad aumentare di qualche grado.